Sorpreso, Bedin costretto ad alzare la parabola contro un gigante come Borra. D'Alessandro, piazzata la tripla, Lorenzo D'Alessandro a bersaglio. 11-8 il punteggio, bella partita, 7 minuti quasi sono andati. D'Alessandro non trova praticamente ostacoli, se ne approfitta subito. Un giovane veramente interessante. Toscano, spalle a canestro, Passoni, Savoldelli. Savoldelli che si mette subito in ritmo, il capitano, 2 punti, 15-8. La scorribanda si affida a Di Pizzo e poi la palla va per Passoni che ha lo spazio per la tripla. Sfortunato, ma Di Pizzo in mezzo a due uomini. Marco Di Pizzo. E il terzo di Lorenzetti. Allora, 25-24, Acunzo, un paio di finte. Burini, se la prende lui. Federico Burini. Federico il freddo. Angolo da D'Alessandro che fa saltare l'avversario, poi si trova le manone di Borra e allora scarica su Toscano. Altra tripla per Toscano. Ultimi 50 secondi, Chiarini e poi D'Alessandro ci riprova. Ma il tiro è sfortunato perché è da due. Sfidarla un po', diciamo. Sfidarla un po'. Chiarini, prova a mettersi in ritmo, Chiarini. Tiro molto difficile, ma grandissimo canestro secondo attacco in questo momento. Alessandro per Chiarini, si prende una tripla centrale, si fa perdonare subito, Iefesito. Carica per Di Pizzo e poi per Passoni. È fermo l'attacco. Passoni ci riprova, stavolta sì! La tripla di Lorenzo Passoni che alla fine alza anche le braccia al cielo. Con Passoni, con Di Pizzo e poi con Acunzo che riceve in questo momento... fronteggia, non ci pensa su. Mattia Cunzo! La forza del coraggio. Importantissima tripla di Mattia. Burini che rinuncia. Buono. Buono il canestro di Burini. Buono il canestro di Burini che si prende anche un... Burini. C'è il blocco di Acunzo. Ancora Burini. Una mezza idea di penetrazione. Serve sotto Mattia Cunzo. Che mette dentro. Mamma mia, canestro complicatissimo qua di Acunzo. Burini prova a buttarsi dentro, Chiarini cerca lo smarcamento, non riceve. Lo scarico in angolo per D'Alessandro che non ha lo spazio per tirare, ancora D'Alessandro. Tiro non semplice ma lo mette a bersaglio, Lorenzo D'Alessandro. Continua Toscano. A difendere con un'intensità incredibile. Chiarini se la prende lui la tripla, segna. 7-2, 7-8, il Raiola... in trasferta invece a Latina domenica alle 18. Massimiliano Michelotti, grazie come sempre per il tuo prezioso contributo. Grazie a te Matteo, una buonanotte a tutti e a tutti gli amici di LNP Pass, a tutti coloro che ci hanno seguiti, più cordiale buonasera da Matteo Baccellini qua dal Pala Carrara di Pistoia.